Medici Senza Frontiere sta lottando contro la malnutrizione infantile da anni e in questa lotta abbiamo come un alleato molto molto fidato i nuovi prodotti terapeutici pronti all'uso che semplificano molto la terapia. Ogni anno nel mondo 195 milioni di bambini soffrono di malnutrizione, un male non ascrivibile alla semplice scarsità di cibo, ma ad una combinazione di diversi fattori, tra cui l'ignoranza delle buone regole alimentari. In Piazza del Gesù, fino a domenica 11, il tema sarà oggetto della mostra Un centro nutrizione in città quando il cibo non basta, promossa da Medici Senza Frontiere con il patrocinio del Comune. In una struttura di 90 metri quadri che simula quelle utilizzate in missione, l'organizzazione medica umanitaria impegnata in oltre 60 paesi del mondo per offrire assistenza alle vittime di guerre, catastrofi ed epidemie, vuole coinvolgere il pubblico, soprattutto più giovane, sulla malnutrizione e sulle soluzioni messe in campo per curarla. Quando i bambini, specialmente i bambini sotto i 5 anni e per di più i bambini sotto i 2 anni, non ricevono i nutrienti adeguati per la loro crescita, allora comincia la malnutrizione, una malattia che è la concausa della morte di 3 milioni e mezzo di bambini ogni anno. Con la guida degli operatori umanitari ed attraverso un percorso multimediale arricchito da documentari video fotografici, ai visitatori saranno illustrate le fasi di un intervento in contesti di emergenza nutrizionale. Noi ringraziamo, io come sindaco e tutta la città, Medici Senza Frontiere per quello che hanno sempre fatto, tanto da meritarsi il Nobel nel 1999, quindi ospitiamo ben volentieri sia per il lavoro che si fa nel mondo verso i più deboli, verso i poveri e i nuovi poveri, anche come messaggio educativo, che nella società occidentale ci lamentiamo spesso del superfluo che qualche volta ci manca, un momento per ricordare noi adulti e i nostri figli quali sono i veri valori della vita. La mattina dalle 9 alle 14 il centro nutrizione ospiterà gli studenti, resterà poi aperto al pubblico fino alle 19.